un punto centrale e prestigioso, Piazza Insurrezione. Centrale sia se riferito alla città di Padova che al Veneto, se si considera come l'area in cui viene a rafforzare la sua presenza un istituto di credito altoatesino, la Sparkasse, che poi suona come la classica cassa di risparmio. E questa nelle intenzioni intende rimanere, sfidando con questo 29esimo sportello aperto in Veneto su 105 complessivi le grandi banche, Intesa San Paolo in primis, che da queste parti hanno raccolto i cocci derivanti dalle infauste vicende di Popolare Vicenza e Veneto Banca. Ma la Sparkasse vuole rimanere banca del territorio, territorio inteso, un territorio del nord-est che, come ho detto prima, diciamo, si sposa bene con quelli che sono i valori, e le tradizioni, ma anche le prospettive della nostra banca, e quindi la strategia è in un territorio vivo, in un territorio impegnato, con delle realtà molto belle, di essere qui appunto con dei servizi che stiamo ampliando, con la consulenza, con la gestione, e quindi offrire un servizio che riteniamo sia forse anche un po' venuto meno nel Veneto. E il momento europeo invece in qualche modo conforta questo tipo di azione che state facendo verso Padova, verso Veneto? Noi crediamo di sì. Noi crediamo che la macro regione, che può essere quella che comprende tutte le province su cui noi operiamo, sia una macro regione che continua a giocare un ruolo importante anche a livello europeo. A livello europeo c'è in questo momento una grande instabilità legata a fattori politici, ci sono degli indicatori economici che qualche preoccupazione iniziano a darla anche al di fuori di quello che sta succedendo in Italia, e quindi questi sono fenomeni che andranno valutati con grande attenzione, ma siamo convinti che la solidità di alcune zone come appunto quelle dove noi operiamo permetterà comunque di ridurre o di far lavorare una banca in maniera diversa rispetto ad altri territori che purtroppo sono magari più fragili. Intanto Padova, poi Vicenza e Treviso nei programmi di allargamento in Veneto dell'istituto bancario che ha sede a Bolzano e opera principalmente sul territorio triveneto conforme al modello altoatesino, sia come indole imprenditoriale che di vicinanza fisica. Negli ultimi anni abbiamo visto diverse aggregazioni di banche nazionali che hanno ridotto un pochino il numero di competitor, alcune banche invece hanno dovuto chiudere per motivi economici e si sono creati degli spazi, in particolare in Veneto, per quella clientela che cerca magari una banca un pochino diversa, una banca a dimensione Duomo legata al territorio. Ci spiega un po' i tipi di consulenza che potete fornire qui a Padova? Noi riusciamo a fornire naturalmente una consulenza sia per le aziende, sia per i privati, sia anche per clienti più esigenti che potrebbero essere private. Avete ottenuto risultati positivi a bilancio in un momento non certamente facile per molte banche. Come avete fatto? Abbiamo rivisto l'organizzazione interna, abbiamo rivisto i processi, abbiamo fatto dei cambiamenti importanti anche nel management, e abbiamo ampliato i servizi, abbiamo fatto molto attenzione sui crediti, sulla politica del credito, e direi che abbiamo anche intrapreso delle scelte coraggiose con dei prodotti nuovi, abbiamo implementato la consulenza, e quindi ritornando o rimettendo all'interesse, al centro della banca, proprio il cliente, e quindi tutto questo coniugato con l'innovazione, stiamo investendo molto nella tecnologia della banca, ha portato dei risultati importanti. C'è molto da fare ancora, sicuramente siamo impegnati, però abbiamo degli obiettivi significativi, ci stiamo lavorando e penso che siamo sulla buona strada, ecco.